Buon salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono qui a Miami, ancora per pochissimo, sono in partenza, lì ci sono tutte le mie cose e niente, sono le 4:30 del mattino, io ho appena chiamato Uber e mi sono fermata un attimo qui a assaporarmi ancora un pochino le Miami vibes e pensare al mese che ho appena vissuto. Cioè raga, io non sono troppo felice e è stato tutto un sogno, non dimenticherò neanche un minuto di tutto quello che ho vissuto. Non apprezzo tutta questa esperienza e soprattutto l'ho vissuta proprio bene, cioè ho avuto dal primo giorno all'ultimo un mood al 1000 per 1000 sempre. Sono stata curiosa, sono stata coraggiosa in alcuni casi, sono stata aperta a nuove conoscenze, aperta a tutto e senza aspettative ho vissuto quello che mi è capitato e mi ha portato questo a cose incredibili, a conoscenze incredibili, a esperienze incredibili e io sono convinta che la vita sia questo, cioè è un susseguirsi di eventi, di cose che capitano ma che fai capitare tu in un certo modo. Cioè era ovvio che sarebbe stato bello perché sono stata a New York, sono stata a Miami, sono due posti clamorosi, però cioè è stata così tanto speciale, sta arrivando uno con un ombrello, è stata così tanto speciale proprio per come mi sono vissuta le cose, capito? Cioè me le sono vissuta proprio con entusiasmo, con un sacco di ottimismo. Scusate, mi sto un attimo cringiando perché sta passando il signore. Hi. Aiuto, sta arrivando Uber. Comunque dicevo, era ovvio che sarebbe stato bello, ma è stato così tanto bello perché ho avuto proprio un mood super positivo, ho vissuto tutto in modo incredibile, voglio mantenere questo mood sempre anche se non potrò ogni giorno prendere e andare a New York, prendere e andare a Miami, ma è proprio il mood di curiosità e ottimismo e fiducia nel flusso della vita che ho avuto, capito, che secondo me ha fatto la differenza. Ok, Prince è arrivato, magari continueremo questo discorso dopo. Io ora scappo in aeroporto. Ciao ciao Miami, sei magica. Mi mancherai tantissimo. Piangendo. Sono in aeroporto, ho fatto tutto, sono in super anticipo, quindi ora pausetta Starbucks. Ovviamente era scontato. Comunque sono le 5:35. Ho preso il mio solito tè e invece da mangiare ho cambiato, ho preso questo specie di sandwich con uovo, spinaci, mozzarella. Buono dai, anche se preferisco il mio solito wrap con feta, spinaci e albumi. Però dai, ci sta per cambiare. Raga, sono ufficialmente arrivata qui a Los Angeles. Ora sto aspettando la Sophie che mi sta venendo a prendere. Ho dormito praticamente tutto il viaggio. Mi è venuta a prendere la Sophie. Ora stiamo facendo una tappa al supermercato e vediamo, eccola. Hello! Eccola! Finalmente riunite. Dopo un anno abbiamo molte cose da raccontarci. Mamma mia, tante. Siamo da Airwom, che è un negozio con, cioè un supermercato con tutte cose super healthy e organiche. Wow, il mio paradiso, guardate quante insalate. Dopo New York e Miami necessitavo finalmente un po' di cibo sano. Io ho preso questa insalata dello chef che ha dentro quinoa e un po' di cose. Questo è tonno e questa è una bevanda e ce n'erano tipo 600.000, quindi ne ho presa una un po' a caso. Che dovrebbe far bene per cosa questa? Magnesium. Magnesio. Aiuta con la funzionalità del cervello questo. Ok, qua noi healthy girls. La mia aiuta con la health dello stomaco. Ok. Yeah. Bene. Amici, ora siamo venute a Venice Beach, ci sono un sacco di persone che vanno con i pattini, con lo skate, si respira proprio un mood super artistico e devo dire che è proprio bello. Cosa ci vuoi dire, Sophie? Ragazzi, un posto in cui ti puoi esprimere al massimo e più che ti esprimi, più che sei ammirato. Posso per proprio essere te in pieno e questo è... E ora è la tua città abbracciato. Perché Sophie si è trasferita qui a LA. Yeah. Che bello, bellissimo. Guardate tipo loro, super tranquilli che vanno coi pattini, con la musica. C'è proprio un bel mood. Qui invece c'è lo skate park. Voto 9.7. Vediamo lui. Siamo
siamo a Santa Monica, dove ci sono tutte quante le giostre. Abbiamo preso i ticket per fare questa qua gialla, che è la più alta, la più lunga. Eccoci, Santa Monica. Sei excited per questa nostra giostra? I'm so excited! È questa qui, gialla. Raga, questa sera Sophie mi ha portata ad un corso di ballo sui tacchi. Chi mi conosce sa che io sui tacchi manco ci sto stare in piedi. E invece oggi ci ho ballato, tra virgolette, perché insomma non è che io sia riuscita a fare molto, però mi è piaciuto molto, mi sono divertita e ho pianto dentro guardando le altre così brave. Infatti mi ha motivato questa cosa, perché quando torno a Milano vorrei tanto iniziare un corso di ballo, perché cioè mi piace in realtà e vorrei trovare la confidence per imparare un po' meglio a muovermi, a sciogliermi tutto quanto. Quindi è stato bello, siamo tornate a casa poco fa e ci siamo messe mezz'ora a ballare qui in soggiorno. È stato molto molto divertente e ora meritatissimo gelato con frutta, perché abbiamo fatto delle performance incredibili. Cosa dici delle nostre performance? Siamo state le più pro dello studio stasera. Assolutamente. E della cucina. Cioè, anche della cucina, ma tutti nello studio stavano guardando noi, mm-hmm. per quanto eravamo bravi, sì. sincronizzate. Sì, sì, sciolte, a fare sì. soprattutto ad andare giù, a fare... Faccelo vedere. Vi giuro, raga, siamo state mezz'ora qua in cucina a cercare di combinare qualcosa. C'è da migliorare, però vabbè, le basi, l'impegno c'è. Siamo sexy. Sexissime. E niente, eccoci qua, questa è la situazione. Estelle ha assistito a tutto quanto e mi dispiace per lei. Eccoci qua, raga. Ta-da. E poi la fine. Gasatissime. Che cretina. Questa prima giornata qui a LA è terminata, quindi see you tomorrow. Ciao ciao. Buon salve, buongiorno mondo. Oggi sveglia presto, sono le 8:24. Noi siamo già in giro per LA perché stiamo per andare a fare un corso di respirazione guidata nella zona di Marina Del Rey, che è la zona dove ci sono un sacco di barche e dove c'è gente che vive proprio nelle barche, tra cui anche un amico di Sophie. E niente, quindi andiamo a fare questa experience. Non ho mai fatto respirazione guidata, quindi non so cosa aspettarmi, però a me piacciono queste cose un po' wellness, di riconnessione, riallineamento. E dopo l'esperienza frenetica di New York, parti di Miami, direi che ci vuole un bel riallineamento. E niente, ci siamo pronte. Mi sono un po' persa stamattina, quindi speriamo di trovare la location. Ah, non siamo nel posto giusto? No, siamo qua. Abbiamo finito breathwork, è stato bello, anche se tosto, perché ci ha fatto respirare in modo super intenso e mi ricordava un po' la situazione di quando hai ansia, tipo che vai in iperventilazione, poi io col respiro faccio sempre un po' fatica, ho l'asma sotto sforzo, quindi quando respiro in modo intenso così vado un po' in iperventilazione, quindi è stato tosto, però alla fine in realtà liberatorio e molto bello. E ora siamo venuti a fare brunch. Io ho preso avocado toast con fragole e questa limonata alla fragola, e la Sophie è andata di french toast, fragole e fragole e panna, cos'è? Sì, senza fragole glutine. E panna senza glutine, bacon, eggs, direi che ci siamo, meritato. Siamo tornate a casa. Ma ciao Estelle! Mo ciao. Questa maglia che ho solo comprata ieri a Venice Beach, perché volevo una maglia a tema LA, così oggi magari faccio un po' di fotine. Oggi il programma è andare a Beverly Hills a vedere tutte le case strabelle, perché Beverly Hills è la zona più ricca con tutte le casone iperlussuose. E poi andremo a Malibu. Non vedo l'ora. Ho appena postato un sacco di fotine di Miami super carine, però vi giuro sono troppo indietro con il postare tutto. Cioè ho registrato e scattato
scattato troppe foto, troppi video, e soltanto che appunto per editarli ci vuole un sacco di tempo e voglio vivermi i momenti, le esperienze e non stare tipo 4 ore al giorno a casa a editare, perché veramente non sembra, ma per editare anche solo un TikTok almeno 1 ora e mezza, 2 ci vogliono, e quindi sono stra indietro, vi devo ancora pubblicare 1 milione di cose, però vabbè, tra un paio di giorni torno a casa e recupero tutto, però ho fatto davvero 1 miliardo di cose. Queste sono le fotine di Miami. Taran, Lincoln Road, io che faccio la fica downtown, Rosa Sky, una Ferrari, Brick, no, che cos'è? Questo è Little Havana, io al tramonto, tramonto, cookies, piscina, io che faccio la fica allo specchio, live, auto e io che saltello. Bello, bello, bello. Oggi voglio anche imparare un balletto da fare insieme a Sophie, perché l'anno scorso in Colorado abbiamo fatto un sacco di balletti che sono usciti strabene, e quindi quest'anno bisogna replicare. Poi dopo la lezione di ieri, cioè ormai siamo proprio pro, insomma. Però sono stracontenta di fare un po' di cose anche wellness in questi giorni, perché non lo sapevo, ma a Los Angeles c'è un sacco questo mood super healthy, super di connessione con se stessi, e infatti anche Sophie fa un sacco di queste cose. Io non molte, però mi interessano, e quindi sono contenta di aver fatto oggi respirazione guidata, domani andremo a fare yoga, quindi insomma un po' di cose su questo mood. Los Angeles, quando l'ho visitata da turista, mi era piaciuta ma non moltissimo, cioè non è mai stata una delle mie città preferite qui in America, però vivendola così un po' più da local, cioè facendo attività diverse, insomma, non proprio da turista, mi sta piacendo, cioè mi sta piacendo il mood più che altro delle persone, che appunto sono super super healthy, super a contatto con la natura. Sophie mi ha raccontato di questo suo amico che appunto vive in barca e va in giro solo a piedi nudi, cioè lui non mette mai le scarpe, va in giro per Los Angeles a piedi nudi e mangia solo cose crude. Questo per quanto mi riguarda è un po' estremo, però comunque sono tutti molto così, molto sorridenti, molto solari. Ieri anche in spiaggia abbiamo incontrato questo gruppo che fa yoga, che stava facendo le verticali su questi, diciamo, stativi, erano a fare le verticali, ma bravissimi, ed erano super sorridenti, super accoglienti. Era qui a Venice Beach, l'ha fatto anche Sophie, io mi sono astenuta perché va bene tutto, ma le verticali su 2 cose di legno, cioè probabilmente finivo con la faccia nella sabbia. Ora quindi ci docciamo, ci prepariamo e poi usciamo. Voglio cercare se su internet ci sono alcuni indirizzi di case di persone famous qui a Los Angeles, perché a Los Angeles hanno la casa un sacco di VIP e magari si può vedere da fuori la casa di qualcuno. Non voglio fare la stalker, però magari qualche casa si sa. Los Angeles famous houses. Sì, ma volo, c'è Nicolas Cage, Adele, Taylor Swift, no, ma sul serio, sono vere? Jeff Bezos, in teoria dovrebbero essere vere. Magari incontro Taylor, le do il 5, facciamo un aperitivo. Sì, sogna. Però dai, poi vediamo se le troviamo per vederle da fuori. Ciao Wilson. Ok raga, noi abbiamo fatto un lungo restauro, ci siamo docciate, cambiate, truccate e tutto quanto, e ora siamo pronte per uscire, per andare a Beverly Hills e poi questa sera a Malibu. Tra l'altro abbiamo anche imparato un ballettino per fare un TikTok più tardi e niente, siamo carichissime. Siamo cariche? Com'è? Esatto. Esattamente così. No, noi tra le palme tra poco. Siamo arrivate qui a Beverly Hills, già solo passando in macchina ho visto di quelle case incredibili. Ora ci siamo fermate in questa via con tutte le palme perché vogliamo registrare qui il nostro balletto e niente, poi ovviamente andremo in giro per il quartiere. Sono stragasata! Wow amici, parliamone! Che bello, è proprio American Dream, American Landscape. Non provare a casa! Raga, ci siamo, questo è l'official backstage di questo video, ci siamo messe non in mezzo alla strada ma quasi e niente, però la view diciamo che merita, e quindi ora proveremo a fare questo tan 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 tu. Poi ci sono ballettino. Yeah, ci sono tante macchine che passano, però anche tante persone che fanno le foto perché questa via è molto famosa. Esatto. Si chiama North Cannon Drive, Beverly Hills. E quindi penso che le macchine che passano sanno che... Sì, c'è gente in mezzo alla strada che fa le foto perché sì, è proprio una via iconica.
E quindi ci saremo anche noi che balleremo. E vabbè, devo stare attenta a non farmi cadere questo top, perché è un po' scende un pochino, diciamo. Quindi potrei rimanere nuda in mezzo alla via principale di Los Angeles, ma cerchiamo di evitare questa cosa. Wow, comunque questa via è troppo troppo bella. Accaldate sì, morte stecchite sì, ma abbiamo fatto un TikTok clamoroso ed è stato stradivertente, perché vabbè, io mi diverto un sacco a fare i video, a fare i balletti, soprattutto anche con Sofì, e poi soprattutto quando il risultato viene così bene sono veramente gasata, e penso che entro stasera lo riguarderò almeno 100 volte, perché poi quando mi piace un video lo continuo a riguardare in loop, in loop, in loop, in loop, e niente, sono molto contenta. Sei felice? Sì, è venuto benissimo, è proprio da noi questo TikTok. Sì, sì, ci descrive molto come mood, anche perché yeah! Esatto. E noi siamo yeah anche nella vita. Sudatissime, però ne vale la pena assolutamente. Adesso andiamo a prendere un bel tè da Starbucks, perché è necessario ed è meritato, direi. Siamo a Beverly Hills, baby. Raga, siamo a Rodeo Drive, che è una via qui a Beverly Hills con delle case. Oh my god. Ma qualcuno per caso cerca una moglie qua in giro a Rodeo Drive? Due mogli bionde, belle, simpatiche, giuro, siamo simpatiche. Facciamo TikTok bellissimi. Possiamo farvi dei balletti personali. No, raga. Wow. Eccole. Wow, raga. Guardate che case. Non oso immaginare il prezzo di queste case, perché cioè almeno 12 milioni secondo me. Sì, sì, almeno un 10 milioni per forza. Comunque stavolta ho cambiato e anziché il mio solito tè ho preso questo qui, che è il Melon Burst, che è anche un po' energetico. Qui un sacco di case sono molto nascoste, perché giustamente vogliono che le persone non sbircino dentro, come stiamo facendo noi, esatto. Come noi qua che giriamo in macchina apposta per guardarli in casa, e quindi tante non si vedono molto, però sono bellissime. Stiamo andando a casa di Adele. Non so se esiste veramente, l'ho trovato su internet. La nostra amica ci ha invitato per un caffè a casa sua. Hello, it's me. Allora, la nostra amica Adele non ci ha fatto arrivare fino a casa sua, perché all'inizio della via ci ha fermate la sicurezza, cioè ci ha fermate, c'era la sicurezza e non si poteva passare se non autorizzati, quindi niente, siamo tornati indietro, però è stata un'experience comunque, perché cioè è stato... cioè significa che è vero, capito? Significa che è veramente lì casa sua, perché se c'è la security lì che blocca tutte le macchine vuol dire che c'è qualcosa di importante in quella via, e niente, quindi è stata comunque una bella esperienza, anche se non abbiamo visto la casa, però comunque cioè è strano, capito? Qua ci sono persone che hanno la via, c'è cioè una via tutta per loro dove possono accedere solo alcune persone, perché sono talmente famosi che cioè chissà la casa com'è a questo punto, mi viene da pensare. Niente, quindi dai, experience. Cosa ne pensi di questa experience? God. Male, stava per farvi vedere questo pezzo con il poliziotto o security, e meno male, grazie agli angeli, perché due secondi prima che l'ha tirato su faccio, no aspetta, perché ho visto un come si chiama, un segno. Ok, sì, un cartello. Un cartello con scritto tipo c'è la sorveglianza per chi fa paparazzi, quindi poi guardo giù e ci sono le telecamere. Sì, diciamo, se avessi tirato fuori la videocamera in quel momento sarebbe finita male, e per fortuna che non l'ho fatto, dai. Niente, è stata anche questa un'experience, ora andiamo a Malibu. Comunque Malibu è sempre sulla costa, è sopra Santa Monica. Siamo arrivati a Malibu e wow, c'è un sunset bellissimo. Abbiamo preso come antipasto, insieme da dividere, il polipo, che io amo follemente, uno dei miei cibi preferiti. Sofì, questa volta ti sei superata, cioè, oh my god, che meraviglia! Magico! Wow, raga, ci è arrivata la nostra pasta con i gamberi e le zucchine, e questo è il black cod. In italiano cos'è? Black cod è il merluzzo, tipo, no? Merluzzo.
merluzzo, verdure, direi veramente al top. Siamo tornate a casa, è stata una serata e una giornata veramente bellissima. Abbiamo fatto tutto con calma, ma un sacco di cose diverse. La mattina cose più zen, brunch, poi il pomeriggio abbiamo fatto un bel giro, questa sera cena buonissima di pesce, io amo il pesce, in un posto poi con una view pazzesca, quindi veramente veramente tutto top. Ora appunto siamo a casa e c'è Sophie che sta facendo l'unboxing di una fontana. Ho fatto molto ridere perché così dal nulla fa: ho ordinato una fontana e top! Presentaci la tua fontana. Quando sentite la fontana capirete perché ho ordinato una fontana. Ok. Vediamo quando è bella. Ok. Però la parte migliore arriva, però devo sistemare un po' i tubi e capire come. Va bene. Aspettiamo okay. Con ansia okay, di vedere la tua fontana. Le istruzioni. Vabbè. È arrivato, signori, il momento dell'accensione della fontana. Oh, attenzione. Ok, dai, bella, fai anche il rumorino. Brava, sentite? ASMR. Siamo alla spa. Siamo alla spa tutto il giorno. Dai, posso dirti? Meritata, bella la fontana, bell'acquisto. 60 euro per questa fontana, ragazzi. Beh, dai, però è bello il rumorino più che altro. Che tutto è così. Solo per quello che lo compro, per il rumore, infatti. Beh, la prendevo in giro, però posso dire che... Ci sta, fontana approvata. Cosa sta succedendo, signori? Cosa sta succedendo? Ragazzi, Sophie Land è diventata... Cos'è quello? Cosa cioè, per le energie negative? Certo, funziona come... Hai presente i vampiri? Tipo, i vampiri, se il legno li va nel cuore, li uccide. Sì, la luce, no? Anche... No, l'aglio, no? Brava, l'aglio. Luce li brucia, tipo. Sì. Questo profumo... Lo odiano e gli spiriti negativi. Speriamo che vi porti bene a casa, perché qua di sfighe qualcuna ogni tanto ce ne ho, anche più di qualcuna. Io confido nella salvia. Ok. Ora concentrati sulle cose che vuoi portare nella tua vita. Ok. Aiuto, io non ho mai fatto questo genere di cose. Strano, però... Bello, purifichiamoci. Non bruciarmi. No, è dall'altra parte. Cosa devo fare? Tanto male lo farei mai yoga comunque. Raga, mi sta portando a fare la respirazione, yoga, mi sta purificando. Sì. Cioè qua torno, non lo so, sono... Purificata. Purifico anche voi. Ecco, esatto. Siete purificati ora, raga, da Sofia. Mi sono struccata e preparata per andare a dormire. Sono stanchissima. E niente, questo giorno 2 è stato bellissimo ed è terminato. Quindi ci vediamo domani. Buon salve amici, buongiorno. Oggi ultimo giorno completo qui a Los Angeles. Attualmente sono qui in macchina di Sophie, senza Sophie perché lei è andata a yoga mentre io dovevo finire di editare delle cose, di fare delle chiamate, visto che ora in Italia è giorno. Ne ho approfittato per finire un po' di cose del genere e mi sto anche bevendo questo tè ai frutti rossi molto buono. A breve Sophie dovrebbe finire, quindi poi non so in realtà cosa faremo. Però ecco, ultimo giorno completo qui in America, mi fa strano perché alla fine sono qui da un mese e mezzo e sarà strano tornare alla vita normale, alla routine, però ne ho anche voglia, come già vi ho detto diverse volte, perché dopo un po' comunque ho bisogno di tornare a fare tutte le mie cose, però sicuramente mi mancherà tantissimo tutto questo perché è bellissima l'America, io la amo, amo le persone qui, amo tutto e quindi voglio godermi al massimo questa ultima giornata completa, perché domani avrò il volo alle 9 di sera, quindi comunque la mattina, il primo pomeriggio ce l'ho, però... Cioè avrò comunque il pensiero del volo. Oggi invece no pensieri, solo enjoy the experience. Ottimo, in tutto ciò non ho più internet, cioè non mi va più internet e non ho più batteria. 2%! Speriamo che Sophie arrivi.
Una cosa curiosa di qui è che i bagni sono praticamente tutti all gender. Amici, non so per quale motivo ho approvato l'idea di Sophie di andare a fare un bagno ghiacciato proprio in una vasca apposta. La temperatura sai quanto è? Non lo vuoi sapere. Dai, dimmelo, sono pronta. Ormai ho detto di sì, non mi tiro indietro, giuro. Sei sicurissima? Sì. Sicurissimissimissima? Sì. Te lo dico in F Fahrenheit. Io non so quanti gradi sono. 42 F. Che immagino non siano 42 gradi purtroppo, perché sarebbe molto bello quello. Vabbè, lo scoprirò, cercherò, comunque sto per andare a fare un bagno in una piscina ghiacciata, non sono pronta psicologicamente, già per me immergermi in piscina dalla pancia in su è sempre un trauma, non so perché io stia per fare questa cosa, ma io approvo sempre le idee delle persone. A volte me ne pento, a volte no, chissà se me ne pentirò. Fa bene comunque la circolazione, ha dei benefici, però sarà traumatico. 15 gradi. Pensavo peggio? Non è vero, è di meno. Non ci credo. Non lo so, vediamo come ti trovi. Forse non sarà male. Come pensi tu? Quanto sei dentro tu? Se arrivi a 3 minuti hai benefici migliori. Alcune persone fanno 4, 5, 6. Cioè fino a 10, ma io di solito faccio 3 e poi esco. Facciamo che provo a farne uno almeno. Perfetto. Ok. Ah! Siamo appena tornati a casa e volevo darvi il mio parere a caldo, gioco di parole, del bagno ghiacciato. È stata una bella esperienza, non ero molto entusiasta perché non sono fan dell'acqua fredda, però sapevo che è una cosa che fa bene, Sophie mi ha proposto questa sfida e quindi l'ho accettata perché io non rifiuto mai le sfide, sono fatta così e quindi niente, l'ho fatto e sono molto contenta di averlo fatto perché all'inizio volevo uscire, cioè sono entrata e non riuscivo a respirare perché comunque il corpo quando subisce uno shock di temperatura così grande va un po' in panico perché l'acqua era di 11 gradi, quindi comunque in confronto al caldo di fuori c'è stato un bello sbalzo e questo fatto di non riuscire a respirare bene mi ha mandato un po' in panico e all'inizio volevo uscire. Poi ho guardato Sophie che mi ha detto dai Vale rimani, io mi sono autoconvinta, sono rimasta e dopo i primi 15 secondi il mio corpo si è adattato ed è andato sempre meglio. Sono rimasta 3 minuti alla fine senza troppi problemi, sono stati solo i primi secondi veramente traumatici. Poi non mi sentivo più nei piedi e nelle mani perché sono all'estremità del corpo, quindi il sangue ci mette più tempo ad arrivare. E anche lì mi sono presa un po' male perché mi sentivo i piedi tutti, cioè mi facevano male, no? E però poi ho capito che comunque era una cosa normale, perciò la mia mente si è tranquillizzata e di conseguenza anche il corpo, perché tutta una cosa alla fine molto mentale anche. E infatti sono stracontenta di essere rimasta perché alla fine era tutto qui, cioè volevo uscire però poi mi sono detta Valeria rimani e poi è andato tutto alla grande, quindi sono contenta. Ora mi preparo perché per questa sera abbiamo un programma molto bello, ovvero quello di andare al tramonto, cioè vedere il tramonto mentre facciamo un picnic e mentre dipingiamo. Infatti siamo passate a prendere le tele, le tempere, cioè le pitture, i pennelli eccetera e ci metteremo a dipingere, cosa che non ho mai fatto ma mi ispirava. Non sono per niente brava io a disegnare con la precisione, quindi verrà una cacata, però ci divertiremo. Come avrete notato se avete seguito un po' i vlog, sono una persona a cui piacciono un sacco di cose diverse, che si adatta a qualsiasi contesto. Potete portarmi a fare party, potete portarmi a vedere i musei, potete portarmi a fare yoga o a immergermi nel ghiaccio, cioè io faccio tutto, cioè mi diverto in qualsiasi contesto e quindi mi piace aver fatto diverse esperienze. Alla fine New York è stata molto di visita della città, Miami un po' più festa, qui un po' più wellness. Mi piace. Ci siamo. Wow raga, guardate che bella view, lì c'è Santa Monica. Allora raga, vi spiego un attimo la situazione. Siamo venute qui per dipingere al tramonto, siamo arrivate che il tramonto stava finendo, abbiamo fatto 2 foto, il tramonto era finito, ora fa freddo. Abbiamo fame, quindi ci sta riparata in macchina. Queste sono le nostre bellissime bowls, fantastiche, incredibili. E abbiamo deciso di mangiarle qui in macchina, perché comunque
è bello, c'è un bel vibe, c'è il tramonto, c'è pure il camino, perché la Tesla ha pure l'opzione camino, quindi meglio di così non si può. L'unico problema è che non ci sono le forchette e quindi ci arrangeremo così. Questo magari puoi usare, Vale, guarda. Non so come ci arrangeremo, però vabbè, è un'experience anche questa. Devo dire che il mood è molto bello, quindi... Sweet potatoes, buonissimi. Beh, sweet potatoes, veramente, nuova fissa. Tu cos'è che hai preso? Sweet potatoes e pollo. Ah, io invece ho preso... E quinoa. Sweet potatoes, salmone, riso, cose buone, avocado. Mi devo mangiare l'avocado con le mani, come faccio? Vabbè, vi aggiorneremo sulla situazione. Comunque a Sofia è arrivata la macchinetta nuova per le foto, bellissima. E abbiamo fatto delle foto veramente... Voto 10. 11. Buon salve, buongiorno. Oggi è il mio ultimo giorno qui a Los Angeles e in generale qui in America. Sono metà felice di tornare, metà triste e malinconica. In aereo so già che mi metterò le cuffie e mi metterò a guardare tutte le foto e video del mese e piangerò come una fontana. Però non pensiamoci ancora, mancano ancora un po' di ore, perché ora sono le 9 del mattino, io ho l'aereo alle 9 del pomeriggio, cioè di sera. Quindi vabbè, ho ancora un po' di ore prima di andare in aeroporto. Alla fine ieri siamo tornate a casa perché vabbè, abbiamo mangiato un pochino con le mani, poi abbiamo detto non è molto fattibile, quindi siamo tornate, abbiamo finito la nostra bowl qui, abbiamo chiacchierato un po', guardato le foto che abbiamo scattato eccetera, e poi io sono crollata completamente mentre stavo editando un TikTok, sono crollata col telefono in mano ed è venuta Sofia a svegliarmi, spostarmi per andare a dormire. E niente, oggi ultimo giorno, lo passeremo abbastanza in chill. Il piano iniziale era quello di andare a fare una sunrise hike, ovvero una camminata all'alba sulla scritta di Hollywood, sull'Hollywood sign. Alla fine ho optato, visto che alla fine la decisione l'ha fatta prendere a me Sophie, ho optato per una cosa più tranquilla, quindi ce la prenderemo con calma, faremo un brunch e poi andremo in spiaggia anche a dipingere, perché alla fine ieri non l'abbiamo più fatto. Mi mancherà questo posto. Amici, ci siamo appena uscite, stiamo andando in spiaggia a Manhattan Beach, che è una delle spiagge preferite di Sophie. Già dal primo giorno me l'ha nominata, quindi ho detto prima o poi, prima di partire devo andarci, quindi mi sta portando a Manhattan Beach e faremo un brunch e assaggiare per la prima volta nella vita della Navale, esatto, i pancake americani. Io non ho mai mangiato, nonostante sia stata per parecchio tempo in America, quest'anno, l'anno scorso, non ho mai assaggiato i pancake americani, perché non sono proprio una da dolce, quando faccio brunch prendo sempre salato, però ho detto cavolo, prima di andare voglio proprio assaggiarli. Oggi mi sono svegliata con una voglia di pancake, stranamente, ma sono contenta di andarli a provare. Andiamo proprio in un posto che fa pancake, giusto? Sì, si chiama Uncle Bill's Diner Store. Ok. Classico colazione, che però fanno colazione fino alla sera. Ah, quindi proprio all day, breakfast all day. Yeah. Bene, dai, sono gasata per queste ultime ore qui e poi andremo in spiaggia, così ce la chilliamo un po' e dipingiamo. Siamo arrivate alla Pancakes House. Ora sto scegliendo, ma penso che opterò per i pancake coi mirtilli. Queste sono tutte le opzioni, io penso che andrò di blueberry. È super carina perché è proprio una casetta. Wow, amici, sono arrivati i miei blueberry pancakes, anche la spremutina, e niente, sono stracuriosa di assaggiarli. I blueberry sono all'interno, quindi mi ispirano, dai, mi ispirano. Devo mettere lo sciroppo d'acero, vero? Assolutamente sì. Ok. Sophie invece è andata di salato, sì. E si è presa, cos'è, un omelette? Un omelette con bacon, prosciutto cotto e i funghi. Beh, sembra buono, dai. Sì. Leggere, una colazione leggera. Come funziona? Tira. Ah, così? Ora sono completi. Allora, li ho provati e devo dire che mi piacciono. Me li aspettavo diversi, nel senso che non sono molto dolci, sono quasi salati anche un po'. Noi siamo abituati ai pancake come li facciamo in Europa, che sono molto dolci. Invece qua non molto, e io preferisco questa cosa perché sapete che non sono una grande fan del dolce. Quindi dai, ci stanno. Me li aspettavo diversi, però ci stanno. Buoni. Anche la forma noi ce li aspettiamo rotondi e invece sono un po' tipo così, capito, fatti a mano. Siamo arrivate qua in spiaggia e stiamo per dipingere. Wow, guardate, qua c'è la tavolozza piena di colori.
la tela e ci siamo. Che figata. Quanto siamo professional oggi. Andiamo, abbiamo tutto. Io voglio provare a fare un sunset, vediamo cosa esce. Signore e signori, vi presento sfumature d'amore. Ta-da! Questo è il mio dipinto. Devo dire che sono molto fiera, mi aspettavo molto di peggio perché non sono mai stata una grande disegnatrice. Però è carino, cioè mi piace come è venuto. Rappresenta un tramonto californiano. Questo invece è senza titolo, solo colori, della Sophie. Anche lei ha fatto un tramonto con gli uccellini, conchiglie. Bello, bello. Siamo delle ottime artiste. Se un domani dovessimo cambiare carriera, secondo me dovremmo prendere in considerazione. Quanto paghereste voi? Esatto. Questi dipinti? Quanto li paghi? Quanto sareste disposte a pagare? Che succede? Ma sono belli, eh. Poi Sophie ha anche fatto questo super cute, dove ci siamo io e lei che fa la verticale, io che faccio i TikTok in spiaggia. Se non lo appendi in camera mi offendo. lo appenderò. Paparazzando le nostre creazioni. Mi scusi, ma sì. Questo qua? L'artista come si chiama? Si chiama Sophie Land. Ah, ok. E quanto costa? 56 questa. 56? E 50 centesimi anche. Raga, che tristezza, questo è l'ultimo ice cream peach tea lemonade. Raga, io sono in aeroporto e sto per salire sull'aereo. Eccomi qua amici, sono arrivata a casa e questa avventura è ufficialmente terminata. A me ha fatto super piacere portarvi con me durante questo mese a New York, settimana a Miami e qualche giorno a Los Angeles. È stato tutto troppo incredibile e sono veramente grata, felice per questa avventura, perché non me la dimenticherò mai. Sono cose che mi ricorderò per tutta la vita e è stato tutto quanto bellissimo, quindi grazie per avermi fatto compagnia, perché avete reso il tutto ancora più bello. Vi mando un bacione, muah, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!